come Comitato di Bologna ci stiamo impegnando a raggiungere gli obiettivi previsti dal Global Goal 2, e cioè di contrastare e sconfiggere la fame, ma anche educare ad abitudini alimentari sane attraverso un progetto che è Educare Prima, che stiamo portando nelle scuole elementari e che sta avendo un ottimo successo. È un progetto che attraverso le maestre educa i bambini a rispettare una sana alimentazione e a includere il movimento nella propria vita quotidiana per arrivare a uno stile di vita il più possibile sano. Abbiamo fornito alle maestre del materiale sia audiovisivo che cartaceo, che racconta di piramidi alimentari ideali, che racconta di movimento sano, che prevede i benefici che ne derivano da questi atteggiamenti. Molto interessante è stato definire il diario delle abitudini. È un diario in cui ogni bambino giornalmente deve riportare le cose che fa, sia sul piano dell'alimentazione che del movimento, e discuterne insieme a tutti i suoi compagni il giorno dopo. Un'altra caratteristica originale del progetto è che, come per le altre materie, ci sono i compiti a casa. Che cosa sono questi compiti a casa? Al sabato la famiglia, con le maestre e con i bambini si ritrovano in aree verdi, in parchi, e alternano momenti di discussione alimentare, piccole merende con quello che è stato insegnato durante la settimana, con giochi di movimento fatti con i propri genitori, i propri nonni, e quindi un momento sociale molto, secondo noi, importante. In questo progetto sono impegnati 5 plessi scolastici per un numero di classi importanti, perché superiamo le 18 classi con oltre 400 bambini.